Allora, buonasera. Prima di iniziare la visione dello spettacolo Velloada, Buonasera. salve, lei è Marina Pizzolante, che è la regista, io sono Stefano Penge e in questo caso sono qui per, in realtà in quanto autore del testo di questo spettacolo teatrale. Prima di iniziare volevamo un po' presentarvi, raccontarvi un po' e anzi soprattutto far dire a Marina un po' come è nata l'idea dello spettacolo, che cosa significa, come si inseriva un po' nel lavoro della compagnia, di cui Marina è non solo l'animatrice principale, ma insomma anche la regista. Salve a tutti. Allora, questo spettacolo ha avuto varie versioni, tantissime versioni teatrali. È partito, diciamo, l'idea è partita dalla lettura di un libro, di Marina Antonini che si chiamava Interviste Impossibili, che è ispirato naturalmente alla famosa trasmissione radiofonica della RAI del 74. E in cui appunto si intervistavano personaggi famosi, non solo donne, anzi devo dire poche donne, Bellissimo. interpretate da attori diciamo di spessore. Ecco. Noi volevamo fare un lavoro sulle donne, su donne diciamo importanti, sulle storie delle donne. E per cui abbiamo fatto l'intervista a Giovanna d'Arco, a Camille Claudel, alla strega di Hansel Gretel, il cui vero nome è Katharina Schraderin, e tante altre. Stefano ci segue, diciamo, ed è venuto a vedere uno di questi spettacoli e per cui da lì è partita la sua grandiosa idea Grazie. di questa intervista che prima appunto abbiamo fatto come spettacolo teatrale, come performance teatrale, come corto e adesso in quest'altra versione che vedrete. Diciamo che erano tra l'altro due versioni di intervista ad Ada, perché una era rivolta a ragazzi delle scuole superiori, diciamo, a studenti, e l'altra versione era stata pensata per le aziende. In particolare aziende informatiche, io se mi posso permettere mi Come no? ricordo appunto una performance che avete fatto in un'azienda di Roma in cui c'erano sia programmatrici che programmatori e non è stato soltanto lo spettacolo, ma c'è stata prima una parte di discussione, anzi soprattutto dopo, c'è stata una parte di stimolo soprattutto alle programmatrici a raccontare un po' la loro vita, come si erano trovate a fare quel mestiere, che difficoltà se le avevano avute, si erano trovate a affrontare per superare un po' i luoghi comuni, i pregiudizi magari della famiglia o del fidanzato. E questo è stato molto, molto interessante perché sono emerse sia queste difficoltà, quindi mi ricordo una ragazza che diceva che da piccola lei voleva sempre giocare ai videogiochi, ma invece i genitori gli regalavano le bambole e lei allora di nascosto rubava i videogiochi al fratello. Sì, e invece c'era quel ragazzo che diceva che per lui era una cosa assurda pensare che la programmazione cioè la programmazione potesse essere fatta da una donna. Anzi, lui era convinto che la qualità, diciamo la razionalità, la qualità, quella legata all'intelligenza di tipo cognitivo, appartenesse naturalmente agli uomini. E questa cosa è venuta fuori, quindi anche per lui sarà importante. Sì, assolutamente. Quindi queste sono state, diciamo, delle occasioni, per fare proprio laboratorio e lavorare un attimo sul creare nuova cultura rispetto a questo argomento, stimolare anche le ragazze a intraprendere questa strada, e che la scrittura del programma equivale praticamente alla scrittura di un libro, no? Perché ci si mette tutta, cioè, bisognerebbe metterci la propria esperienza di vita, no? Che poi è la cosa che forse un po' trattiene le ragazze, cioè l'idea che
al mare sia un'attività non soltanto fredda, noiosa, ma che non abbia, che abbia a che fare con i numeri invece che con le parole. E quindi magari le ragazze che, come spesso capita, hanno piacere a, a scrivere, a raccontare storie, a leggere, si sentono un po' respinte da questo mondo. E invece fargli scoprire, grazie a questo spettacolo, che invece la scrittura è un punto in comune di questi due mondi. E quindi può succedere che uno, come Ada Lovelace, ami i numeri, si diverta su queste cose, ma poi, essendo figlia di un poeta, perché era figlia di Byron, comunque in qualche maniera inserisce nella programmazione e in tutta, tutta l'ideazione di un programma anche degli aspetti che sono invece poetici, letterari. Lei era una visionaria, una che si immaginava di poter un giorno con questo computer scrivere musica. Cioè, non era veramente il prototipo della persona logica, chiusa, che fa una sola cosa, che capisce solo una cosa, che interessa una sola cosa. Abbiamo scoperto, sì, studiando la biografia di Ada, siamo ovviamente documentati, che lei suonava l'arpa, sì, era comunque, amava i salotti letterari, amava la bella società. Aveva una vita sociale intensa, diciamo. Sì, sì. Sì, un'altra piccola domanda è, ma tu che oltre ad essere la regista hai anche in qualche caso provato a interpretare una delle due? Sì, diciamo che in questa versione che vedrete a breve, Giovanna, cioè l'intervistatrice di Ada, è interpretata da Jenny San Martino, mentre nelle prime due versioni, no? Nelle prime due versioni teatrali, Giovanna interpretavo io. Sì, nel primo caso Giovanna era la madre di un ragazzo che si dilettava con l'informatica, nella seconda invece era una redattrice dell'intranet di un'azienda. È stato molto interessante lavorare con un'altra attrice che però non era fisicamente presente, ma era in un video, cioè era... Adesso non svegliamo troppo perché loro non hanno ancora visto lo spettacolo, okay, però okay, insomma sicuramente è un personaggio virtuale, quindi non c'era, sì, il dialogo, non c'era l'aggiustamento, adesso non c'è l'interazione, no, che in genere... supporta gli attori nella recitazione, diciamo, nell'interazione diretta tra due attori. C'è la possibilità di improvvisare, di correggere, di modificare, di adattare. C'è la possibilità di fare tante cose e non è molto semplice farlo con un personaggio, con un personaggio. Che non reagisce, cioè che non reagisce, sì, che non improvvisa sopra. Tra l'altro questo tema dell'improvvisazione teatrale è interessante perché sembra essere uno dei punti più lontani dalla programmazione. Cioè, c'è l'idea che cioè, sono due fasi, una fase in cui un testo viene scritto e una fase in cui il testo viene interpretato. E poi tu ci stai dicendo che però anche nel caso in cui non sia un'improvvisazione libera, ma sia una resa di un testo, c'è comunque spazio per un adattamento che a volte, per quanto sia deciso, provato, limato, però poi ha sempre un piccolo spazio per l'ultimo momento, per l'adattamento proprio all'istante. E questo sembrerebbe essere lontanissimo dall'idea di un programma che anche quello si scrive e poi si segue, ma ogni volta si segue sempre nella stessa maniera. In qualche modo un programma viene interpretato in maniera diversa a seconda della macchina su cui gira, a seconda del sistema operativo, a seconda del momento, quindi anche lì in effetti c'è una parte di improvvisazione, poi dipende da come è scritto il programma, può anche darsi che faccia talmente tante cose strane che il programmatore non le aveva neanche previste tutte. E sì, questo è divertente, insomma, nel senso, sì, sì, perché unisce due mondi di nuovo che sembrano così lontani. Sì, sì, sì. Eppure comunque un'opera artigianale come lo è uno spettacolo, no? Perché appunto e ogni
volta un pezzo è unico per quanto riguarda, diciamo, la performance teatrale, no? Perché dipende da tantissimi fattori. E anche come nella performance teatrale c'è bisogno di più competenze, cioè non c'è soltanto l'attore, ma c'è appunto c'è il regista, c'è la persona che si occupa della scenografia, delle luci, e quindi diciamo è un lavoro comunque di equipe, c'è chi ha scritto il testo che chiaramente deve essere adattato alle esigenze della scena e quindi magari può essere coinvolto proprio in questo adattamento. E questo, come nei programmi, è difficile che un programma lo scriva una persona da sola che si mette lì la notte. Questo è un immaginario collettivo che però non corrisponde alla realtà. In realtà spesso succede che più persone si mettono insieme a scrivere e tra l'altro riscrivono anche le stesse cose, cioè sia si mettono proprio insieme a farlo contemporaneamente, sia su un testo si alternano nel modificare, nell'aggiungere, eccetera, e per fortuna ci sono dei software che sono fatti apposta per consentire questo tipo di interazione sullo stesso testo. Sì. A proposito di testi, se volessimo dire a chi è interessato a approfondire qualcosa sulla vita di Ada, che cosa gli possiamo consigliare? Uno dei testi che abbiamo letto, diciamo, per eccolo qui, per informarci sulla biografia è L'incantatrice dei numeri di Chiaverini. È un libro magnifico, un romanzo praticamente. Non dico di che cosa c'è scritto, certo. Non possiamo svelare tutto. E io invece allora a questo punto propongo una cosa ancora più divertente che si chiama The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage, che è un fumetto sì. Veramente molto, ma è più di un fumetto, è in realtà uno di questi graphic adventures in cui c'è un po' di tutto, c'è il testo, ci sono immagini, ma ci sono anche approfondimenti. E questo è di Sidney Padua, che è una disegnatrice veramente molto brillante, e questo veramente ve lo raccomando. A questo punto penso sia sufficiente, vi salutiamo, grazie a Marina. Sì, grazie a Stefano. E niente, buona visione. Buona visione.
Pronto? Buonasera, dottore. Guardi, mi ha preso proprio per caso, stavo giusto andando via. Già le 7. Arrivederci, a domani, a domani. Bravissima, mi congratulo con lei per la sua dedizione al lavoro. Ma tutti quanti ogni tanto facciamo uno straordinario per il bene dell'azienda in certi casi speciali, vero? E stasera è proprio uno di quei casi. No, stasera proprio no, anche perché ho un impegno importantissimo. Quindi. Bando alle ciance, Giovanna. Non abbiamo tempo da perdere. Chi ha tempo non aspetti tempo, che il tempo è denaro, eccetera, eccetera. Non so se mi capisce. Vengo subito al dunque. Stasera, al lounge bar qui sotto, ho incontrato il collega da Babbage Soft, che di tanto in tanto si fa vedere, soprattutto quando è di turno con la cameriera tutta curve. Capisce di chi parlo? Sì, si chiama Luisa. Ed è sposata. Ma no, mi riferisco all'amministratore delegato da Babbage Soft. Non so se mi capisce. Sì, sì, il dottor Marpione lo chiamano tutti. Esatto. Quel presuntuoso dice che per l'8 marzo hanno messo su un evento very, very trendy, fortemente integrato con le loro nuove politiche aziendali gender friendly. Guardi, se si tratta solo di questo, ho già scritto un post che uscirà domani nella nostra intranet. Giovanna, lei continua a non capire. Adatech non può essere da meno di Babbage Soft, soprattutto in questo momento di ridefinizione della nostra strategia aziendale in un quadro di gruppo esteso a livello country, nel contesto upside down della policy local. Non so se mi capisce. 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 Giovanna cara, può anche darsi che il suo post sia carino, può darsi persino che sia accettabile, ma certamente non è sufficiente per quello che ho in testa io. Quello che le sto dicendo è che dobbiamo fare i fuochi d'artificio, dobbiamo uscire con un top di gamma, con qualcosa di mai visto che la concorrenza ci deve invidiare, dobbiamo schiacciarli, spezzarli, annientarli. Insomma, entro domattina alle 8. Alle 8 dell'8, buona questa. Dicevo, la nostra intranet deve esplodere con qualche cosa di epico, di esagerato. Non so se mi capisce. Insomma, lo fa tutto io? Parta da Ada. Ha presente, no? Noi ci chiamiamo Adatech, per fare il verso, cioè, in onore di questa Ada Lovelace, che adesso non mi ricordo bene, ma doveva essere la moglie o la figlia di qualcuno di importante. Oppure quella che ha inventato il linguaggio di programmazione Ada. Ma questi dettagli adesso mi sfuggono, ma insomma il concetto è chiaro. Guardi che lo so chi è Ada Lovelace. Ah, dimenticavo. Non ricordo di aver autorizzato il suo giorno di riposo. Ormai è tardi. Non mi deluda anche stavolta. Ciao ciao. Potrei organizzare una sfilata di moda con le nostre dipendenti vestite da cloud. Oppure una mostra fotografica, obiettivo sulle donne Adatech e il marasma quotidiano che affrontano in ufficio. O ancora un gioco a quiz. Indovina chi era Ada Lovelace. Ma ci vuole tempo.
Troppo tempo. La contessina, figlia di Byron, poeta maledetto, che inventava l'informatica tra un tè e un bagno di corte. Dotata per la matematica. Mi fa piacere. Io no. Il genio che ha scritto il primo programma per il computer. Beata lei. Scommetto che era bellissima. Alta e magra. Beh, magra lo sono anch'io. Alta un po' meno. E va bene. Va bene. Proviamo a scrivere. Dai, su. Titolo. Cosa vuoi da me?
E infatti, ora siamo qui. Ma allora tu sei uno spettro. Qualcosa del genere. Cerca di cambiare un altro plasma, piuttosto. Sarebbe un po' difficile da spiegare, le parole contano poco. Ora, Giovanna, sono curiosa come una scimmia. Vai che poi faccio vedere la macchina motore con le ali? Che? Quando ero piccola, mi piaceva la geografia. E mi sarebbe piaciuto esplorare tutto il mondo. Ma siccome tenevamo chiusa in casa, volevo costruirmi le ali. E avevo studiato tutto, il materiale, la forma. Anzi, avevo cominciato a scrivere un libro che si chiamava Volologia. Però avevo appreso che solo con le mie braccia non sarei riuscita a muovere le ali. Ma con un motore diverso. Sì, ora funziona. Sì, capito. 50 anni dopo la mia morte. Peccato che Ada 12 non ha fatto in tempo a vederlo. Scusa, ma tu sei morta nel 1852, quindi hai 36, 37 no, anni? No, ne ho 29. Com'è possibile? Fammi scrivere, va. Sai, dove sto io? Nel, insomma, qui. Ci sono tante Ada. Ada 9, bambino letto col morbillo. Ada 12, che voleva costruirsi le mani. Ada 18, innamorata forever. E poi Ada 34, persa tra i calcoli per vincere il gioco. Noi ci chiamiamo spesso e volentieri. Ci diamo forza e quando hai chiamato abbiamo fatto un'assemblea e abbiamo deciso che io, Ada 29, ero quella più, come posso dire, in forma. Ma come quella più in forma? Perché? Perché su The Lady Diary ho appena pubblicato il mio articolo. Il tuo articolo? Veramente non era il mio. Era la mia traduzione dell'articolo sulla macchina di Babbage con le note. Allora anche tu scrivi? No, no. Aspetta che ti spiego, eh. Well, Charles era stato invitato a Torino al convegno degli scienziati italiani a parlare della sua macchina analitica. E questo Menabrea, che aveva assistito alla presentazione e si era entusiasmato, ci aveva scritto sopra un articolo in francese. Pensa un po', siete strani voi italiani, eh? Così Charles mi ha proposto di tradurlo in English e di aggiungere qualche nota, solo che mi sono fatta prendere la mano e le note sono più lunghe dell'articolo. E dentro c'è la descrizione di come calcolare i numeri. Sì, sì, la nota G, quella con il primo programma della storia che calcola i numeri di Bernini. No, Bernoulli. E tu, come lo sai? Ma sei diventata famosa per questo? Sono famosa? Ma certo, come fai a... sì, allora, dunque, guarda, tu sei il primo essere umano che ha scritto un programma per computer. Sì, sei la profetessa della matematica, l'ambasciatrice delle donne informatiche. Ti hanno persino dedicato un programma che si chiama ADA. E c'è anche una giornata mondiale dedicata a te, l'ADA Lovelace Day. E io stavo pensando che avrei potuto scrivere qualcosa che parlasse proprio di questo. Aspetta, aspetta, con calma. Prima di tutto, semmai, il mio sarebbe il primo
scritto, eh? Con qualche errore, ma va bene, l'ho corretto io. Ma non ho capito perché parli di computer. Da noi i computer sono le persone che fanno i calcoli. Tu invece intendi? Non mi vorrà dire che la macchina analitica è stata costruita davvero? Sì, non proprio uguale, ma partendo dalla vostra idea sono riusciti a costruire una macchina simile e l'hanno chiamata computer. Vedi, anche questo è un computer. Quella cosa la conosco. È un cembalo scrivano. Ma quale cembalo? Quella cosa con i tasti, con una specie di pianoforte. La tastiera? Non so come la chiamate, ma serve scrivere, no? Lo sapevo che avrebbe avuto successo. Me ne aveva parlato Federico. Ma chi? Il mio collega! Lo conosci? Ma no! Luigi Federico, l'ingegnere italiano. Insomma, lì a Brera. Diceva che era un'invenzione italiana di un certo Ravizza e che un giorno tutti gli uffici ne avrebbero avuto una. Sì, ma niente di che. Oh, bel soldatino, che poi ho saputo sia diventato primo ministro del vostro regno. Ma ne ho avuti di migliori. Ma scusa, nell'età vittoriana le donne non erano miti e accondiscendenti dei mariti? L'età vittoriana ve la sarete inventata voi. E poi, quando sono nata, Vittoria non era ancora regina. Era regente l'ottimo Giorgio IV a Hannover, sotto il quale abbiamo vinto a Waterloo. Comunque, io ho dato 3 figli a mio marito. Bravissima persona. Ma un tantino noioso. E poi sono guardato intorno. E certo, si capisce che quando non ci si sente desiderate... Beh, per essere proprio onesta, anche prima mi ero innamorata di Michael Faraday. Ma chi? Quello della gabbia? Quel miracolo secondo il quale se sei all'interno della macchina e ti becca un fulmine, non muori. E infatti mi aveva fulminato. Diumeli natali, ma bello come Ulisse e spumeggiante come l'acqua di Itaca. Mentre ti parlava stava già con la testa da un'altra parte di inventare qualcosa. Purtroppo non mi ha mai gargolato. Ma prima ancora c'è stato il giovane tutor che mi aveva occupato mia madre. Aveva pochi anni più di me e con lui le cose andavano benissimo. Talmente bene che avevo fatto una fuga d'amore. E niente, i suoi ci hanno acchiappati e mi hanno trascinato a casa mia. E quel vigliacco è scomparso. Non era il grande amore della mia vita. E infatti era Charles Babbage, che quando era professore a Cambridge... Ma no, che dici? Aveva 24 anni più di me. Charlie era una specie di padre adottivo e io ero come una figlia per lui da quando era morta la sua amata Georgiana. Facevamo lunghe discussioni su come avrebbe dovuto funzionare il motore analitico. Lui mi mostrava i suoi progetti di programmi, io cercavo i punti deboli. Una volta ho trovato un errore. Non sai quanto era stupito, ma in fondo orgoglioso. Mi voleva tanto bene e mi chiamava l'incantatrice di numeri. Ada! Ada! Ma non ha mai allungato le mani. Come anche Augusto De Morgan, quello che mi ha insegnato l'algebra delle relazioni. I padri che avrei voluto avere e che non ho avuto. Già,
perché il tuo vero padre è scappato quando avevi solo 9 mesi. È una storia complicata. Come madre non aveva mai funzionato. Lui l'aveva sposata solo per soldi. Bravo! Invece era innamorato di mia zia Augusta, la sua sorellastra. Che strega! Ogni volta che ci incontravamo a corte, si voltava dall'altra parte. Pensa che hanno avuto una figlia, che era mia sorella e mia cugina. Povero. Non ha avuto una bella vita. Anche lei ha fatto una fuga d'amore. Ma con il cognato, immagino la famiglia com'era contenta. Scusa? Sì. Che stavo dicendo? Parlavi di tuo padre, Lord Byron. Oh, un irresponsabile. Evo, ento, sempre pronto a partire, a fare una pazzia, a correre dietro un'idea, come un paio di gambe. Donna, uomo, non aveva molti pregiudizi. Però, questi lord inglesi, Con i figli però è un disastro. A me e mia donna non ci ha mai voluto rivedere. Allora è stata un po' più fortunata. Beh, dipende dal punto di vista. L'ha fatta educare dalle suore. Ce la immagini la figlia di Byron in un convento cattolico? L'uomo dalle 200 amanti. Che aveva scritto voltai le spalle al Signore e camminai sul sentiero del peccato. Che risate! Anche se in un certo senso tu devo anche ringraziare. Pure, cioè, voglio dire, scusa, ti abbandona. Lascia tua madre, semina figli in tutto il mondo e tu lo ringrazi. È un merito suo se mi sono messa a studiare matematica. E, insomma, quasi merito suo. Era mia madre che non voleva che diventassi come lui. Una romantica letterata sempre in giro per il mondo. E ha fatto di tutto per evitarlo. Mi faceva dare lezioni private di matematica e ho avuto tanti professori, ma una sola professoressa. Grande donna, Mary Somerville. Ma chi è questa Mary Somerville adesso? Come? Non la conoscete? Non è famosa da voi? Eppure è una donna incredibile e soprattutto una storma, grande divulgatrice, e ha scritto tanti manuali per l'università e la sua passione vera per noi era la matematica. Ti dico, una testa. Quando avevo un problema di algebra che non riuscivo a risolvere, andavo da lei e lei era sempre disponibile. Metteva su un tè. E mi ascoltava. E sempre, sempre trovava la soluzione. La chiamavamo la regina delle scienze. Che cos'era? Ma niente, niente. Un messaggino WhatsApp. No, no. Quella cosa che hai in mano. Ah, è uno smartphone. Che significa... Lo so cosa significa. Ti ricordo che sono nata in England. Smart, furbo, phone, voce. Ma che serve? Serve a telefonare. Ma il telefono tu lo conosci? No, forse no. E poi serve a vedere la posta, a guardare l'orario dei treni, a fare le fotografie. Ma le fotografie ai tuoi tempi le avevano inventate? Ma certo, le avevano appena inventate i tempi. Mi ha raccontato Ada 34 che una volta le hanno fatto un daguerrotipo con una cuffietta ridicola e quando venne fuori il risultato tentò di farla scomparire
50 anni e invece no, che lo sono. 34, sì. E poi si possono fare i solitari, i giochini con le carte. Come mi piacerebbe averlo. E che giochini si possono fare? Anche giocare in d'azzardo? A soldi? Forse sì. Ma perché ti piace giocare d'azzardo? A me no, ma da 34 sì. Pensa che aveva inventato un modello matematico per vincere la roulette. E vinceva? Ma che? Ha perso tutti i suoi soldi. Ma non è per soldi che è dispiaciuta. È perché il suo modello era sbagliato. Ho provato a darle qualche consiglio con un po' di modifiche, si poteva infilare dentro la macchina analitica, allora, ma non mi vuole ascoltare, se ne sta triste, triste nel suo angoletto. Certo che non ti so proprio immaginare depressa, mi sembri così curiosa, così piena di vita. Scusa, non volevo. Fa niente. Certo che sono stata sempre curiosa. Sai il detto curiosity killer the cat? Vero? Ma io con i gatti avevo 9 vite e mi innamoravo sempre. Ma insomma, si può sapere che te ne importa? Sei una matematica anche tu? Tuo padre ti ha abbandonata? Sei innamorata del tuo professore? Matematica proprio no, anzi, mai capito un accidente. Innamorata, saranno fatti miei. È solo che il mio capo mi ha detto che devo scrivere entro domani un articolo che parli del tuo genio, del tuo contributo all'informatica. E, insomma, vuole qualcosa di sbalorditivo. Ed io, ecco, sì, devo parlare del tuo contributo. No, 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 per favore. Quale genio? Non ero nemmeno particolarmente interessata. Più dalla matematica mi piaceva questa cosa che stavamo facendo con Charlie. A lui piaceva perché era efficiente, razionale, permetteva di dividere un problema in parti e di far risolvere ogni parte da un algoritmo diverso. E a te? A me invece, perché tra tutte queste parti si creava un ritmo comune, come una danza, come i balli che facevamo a corte. Insomma, stavamo inventando una nuova tecnica, efficace come una fabbrica, rigorosa come la matematica, armoniosa come l'arpa. Lo sai che suono l'arpa? No, immagino di no. Augustus invece era un grande flautista. E quando mia madre non c'era, spesso, per la verità, mi ha allevata mia nonna Judith. Facevamo dei meravigliosi duetti. Ecco, è quello che facevamo con Charlie, era un po' come la musica. Tu suoni qualche strumento? No, veramente no. Mi piacerebbe, sì, il mandolino, ma non l'ho mai imparato. Perché? Boh, il tempo, i figli, sai com'è. Lo so. Anche se dei miei se ne occupava la tata. Erano 3. Byron, Annabel e Ralph Gordon. I 2 maschi assomigliavano a mio marito, noiosi e precisi, come lui. Chissà che fine ha fatto, povero Willy. Amen, credo sia morto. Ma davvero? Volevo dire, chissà se dopo la mia morte si è risposato e se è riuscito ad essere felice malgrado i dispiaceri che gli ho dato io. Povero uomo. E di mia figlia Annabel? Sai qualcosa? Lei era diversa. Che fai? Cerco la risposta. Un attimo.
Lovelace, no, King. Eccola, Anne Blanc, baronessa Wimbledon, nata il 22 settembre... Sì. E lei? Guarda come è diventata bella. E cosa dice la tua macchina meravigliosa che sa tutto? Dice che era appassionata di cavalli, parlava 5 lingue, tra cui l'arabo, e ha viaggiato in tutto il mondo. Era un'ottima violinista, aveva uno Stradivari, e pensa che ha studiato disegno con John Ruskin. Ha viaggiato, beata lei. Io sono rimasta quasi sempre in Inghilterra. Lo dicevo, aveva sangue vario. Ma come faccio a trovarla? Come faceva la tua macchina a sapere tutte queste cose su mia figlia? Che gliele ha dette? Non te lo so spiegare proprio bene, bene, bene. Ma so solo che il mio computer è collegato ad altri computer e ad altri ancora in tutto il mondo. E poi c'è un motore di ricerca che permette alle informazioni scritte su un computer di andare in un altro. Una cosa simile al motore analitico di Charlie? Sì, sì, una cosa simile. Certo che però... mi sembra sempre di aver capito, ma io ancora non l'ho capito come funzionava questo benedetto motore analitico. Ma non è che mi daresti una lezioncina privata veloce veloce? Ma certo, mettiti tranquilla, rilassa la mente, apri il tuo spirito. Vuoi che ti suoni qualcosa con l'arpa? No, grazie, ci penso io. Bello, ma lo conosco. Come hai fatto a... Lascia perdere, me lo dici un'altra volta. Well, ne ho 33. Ad un ricevimento qualcuno mi presentò Charlie. No, sorry, Charles Babbage. Lui era al centro dell'attenzione e raccontava di un'invenzione meravigliosa che avrebbe cambiato per sempre la matematica. Io gli feci qualche domanda e lui, invece di snobbarmi, era una ragazzina di 18 anni, mi prese sul serio e si mise a discutere con me. Qualche giorno dopo invitò me e Mary Somerby nel suo laboratorio. Ci fece entrare in una specie di magazzino. Sotto un telone c'era una cosa alta 2,5 metri e larga 2. Un aggeggio scuro, pieno di ingranaggi, pulegge, manovelle. Sembrava una macchina per la stampa, ma non lo era. Mi spiegò che lui e Joseph Clement, con i soldi del governo britannico, stavano progettando e costruendo, pezzo per pezzo, una macchina innovativa che aveva chiamato motore differenziale, perché usava il metodo delle differenze finite. E a che serviva? A calcolare le funzioni polinomiali, è ovvio, ma senza fare moltiplicazioni, pensa tu. Davvero incredibile. E funzionava? Veramente non si è mai saputo. Finirono i soldi del governo, Clement litigò con Babbage e dovettero abbandonare prima della conclusione. Che peccato. Sì, ma nel frattempo, a forza di parlarne, non dico tutto merito mio, intendiamoci, però ci è venuta un'altra idea. Ti spiego. La macchina differenziale faceva una cosa difficilissima, ma una sola, sempre la stessa. Come un orologio. Brava! Si potevano cambiare i numeri,
ma le operazioni no. Ma perché non pensare ad una macchina capace di tracciare le operazioni come i numeri? Una macchina capace di fare una sequenza di operazioni aritmetiche, tenere da parte i risultati e poi riusarli, che si potesse programmare come te l'hai già con lo stesso sistema di schede perforate per dirgli fai questo e se il risultato è 3 allora fai quest'altro. Ma i Dalai Jacquard tessevano fiori e foglie mentre la nostra macchina tesseva schemi algebrici. Comunque, anche se la macchina non esisteva, avevamo già pronto il nome: motore analitico. Suonava bene, no? Bellissimo! Ma perché non siete riusciti a costruirla? Perché era troppo complicata tecnicamente. Doveva essere molto più grande dell'altra. Fai conto, 30 metri di lunghezza, mossa da un motore a vapore come una locomotiva. Te le immagini? E nessuno voleva tirare fuori i soldi. Quando Charles andò dal ministro del tesoro con il progetto pronto, quello si mise a ridere e invece di finanziarlo gli propose di nominarlo cavaliere. Povero Charlie, ci rimase così male che lo prese a male parole. No, questa me la devo scrivere, ma qui nell'articolo il tuo Charlie doveva essere proprio un tipetto. Che poi, mentre lui pensava solo a un calcolatore potentissimo, io immaginavo che in futuro, con il motore analitico, avremmo potuto trattare non solo quantità e numeri, ma singoli, in generale. L'idea mi era venuta nei pomeriggi passati a studiare con Augustus de Morgan. Lui aveva scoperto le leggi per trattare le operazioni logiche come se fossero calcoli. Già, le leggi di De Morgan, sì, ho letto che servivano, che sono alla base della logica, sì, della logica moderna. Vedi? Lo dicevo io. E visto che i simboli possono essere usati per rappresentare qualsiasi cosa, con il nostro motore si sarebbero anche potuti scrivere testi o comporre musica. A proposito, prima che mi scordo, che vuol dire quella parola che hai usato prima? L'informatica? Ma come, cos'è l'informatica? Aspetta, scusa. Informatica. Termine diffuso a partire dal 1968 e deriva dal francese informatique ed è la scienza del trattamento automatico dell'informazione. Sì. Quella cosa che volevamo fare con la macchina analitica? Sì, più o meno la stessa cosa. Senti, si insegna anche a scuola. E adesso ci saranno tante altre donne che scrivono programmi come me. Beh, in effetti sì, potremmo essere tante, ma in realtà... Ah, ecco, come al solito, ve ne state a casa a lavorare a mano e preparare la cena per il marittino che fa le cose interessanti. E poi la vittoriana sarei io. Ma no, i computer li sappiamo usare, è solo che... Che la matematica non è fatta per noi, che è roba troppo difficile, è qui, è là. La roba già sentita, ma dai miei tempi era superata. Persino mia madre, la buonanima di Annabel, non ci credeva. Senti, ma i vostri motori, no, come li chiamate? I vostri computer. Sono sintetici oltre che analitici? Insomma, sono capaci di combinare cose esistenti fino a diventare cose nuove? Ma non lo so, te l'ho detto, a me piace scrivere. Non mi interessa come funzionano i computer. Ma come fai a non essere curiosa? È
sempre oleosi, no? E non ci viene voglia di sapere cosa c'è sotto o cosa potrebbero fare domani. No, veramente no. Che spreco. Usare senza capire. Temi, hai notizia di commedie scritte da computer? Romanzi? Poesie? Commedie no. Poesie invece sì, sì. Guarda, me lo diceva giusto Federico. Esiste questo Deep Jimble secondo che scrive. Che ecco, ascolta. Fish away. You like her long laugh. How did where her heart is growing? Where flowers are there, water there. E chi starebbe questa Deep Jimble? Questa profonda smorfia? Uno scherzo, immagino. Guarda, non lo so bene. Aspetta, come l'ha chiamata Federico? Una rete neurale ricorrente. Credo sia una intelligenza artificiale. Devo conoscerla. Subito! Ma come fai? È un software! E allora? E io cosa sono? Forse sono un software anch'io. Forse c'è un altro posto dove software e protoplasmi si possono incontrare. Devo scoprirlo. Grazie per la conversazione. Vado! No, ma dove vai? Dove vai? Io non ci ho nemmeno chiesto. Aspetta! Grazie, grazie. Ma adesso ho fatta. Se ti va di chiacchierare ancora, richiamami, mi ha fatto tanto piacere. No, guarda, dove vai? No, io non ti ho nemmeno... Goodbye, Ada. E buona fortuna. Non era un genio della matematica. Non era perfetta. Aveva tante altre passioni oltre la matematica. Una donna normale. Curiosa, coraggiosa. Malgrado la famiglia disastrata, ha studiato e fatto grandi cose. Non avrà scritto il primo programma per computer, ma è stata visionaria, immaginando, prima di tutte, le meraviglie che si potevano costruire programmando i computer. Donna eccezionale? No, semplicemente una donna che ha voluto vivere fino in fondo e che ha avuto il coraggio di essere quello che era. Sì, buonasera, dottore. Guardi, io ho appena terminato il compito che mi ha assegnato. Sì. Le prometto che ho fatto un incontro inaspettato e assolutamente interessante. No, anche molto coinvolgente è stato come incontro, ma sul piano personale anche, ma più che altro sul piano professionale, sì, era un incontro di lavoro. No, niente di tutto questo, guardi. Guardi, le potrà sembrare strano, ma
Io ho parlato con Ada Lovelace, la contessa di Byron. In effetti 29, ma anche 9 o 34 se vogliamo. Sì, no, ma guardi, la cosa più interessante di tutta questa storia è che mi ha rilasciato un'intervista. Sì, un'intervista, mi ha rivelato dei dettagli, guardi che, premetto, glielo giuro, permettono di vedere tutta la storia della donna in una maniera completamente diversa. Sì, la storia dell'informatica e anche del ruolo delle donne. Giovanna, le cose sono due. O lei è pazza oppure mi sta prendendo in giro. Anzi, no, ho capito. Questo è un altro dei suoi stravaganti tentativi di salvarsi il posto di lavoro. Sa che le dico, eh? Lo sa? Le dico che non mi importa un emerito ciufolo del suo posto di lavoro. Per me voi donne dovreste starvene a casa a preparare la cena. No, scusa cara, non dicevo a te. Maledizione Giovanna, ora mi sta pure rovinando la serata. Domani la prima cosa che faccio quando arrivo in ufficio è licenziarla. Come licenziata? Ma no, aspetti. No, ma come faccio io adesso con l'affitto e con le crocchette di Byron? Pronto? Licenziato. Buonasera, mi scusi, sono la nuova amministratrice unica di Adatech, nonché azionista unica. Ma cos'è uno scherzo? Guardi che io lo so che me ne devo andare e adesso raccolgo tutta la mia roba e vado via, non si preoccupi. Non è uno scherzo. E il dottor Coso non lavora più con noi. Comunque, volevo informarla che da domani sarà sollevata dal suo incarico. Sì, lo so che sono stata licenziata, ora me ne vado. Lei non va da nessuna parte. Anzi sì, lei ora è Rook. Rook? Ma che cos'è Rook? Che cosa mi succede adesso che sono Rook? Promozione! E pensavo di assegnarle l'ufficio del suo capo, quello all'ultimo piano, con la vista sul parco. Le piacerebbe? E magari potrebbe arredarlo in maniera un po' più allegra però, eh? Mi fido di lei. Allora domani, buonanotte!